Non mi vedeva neanche lui, perché aveva, come me, gli occhi chiusi. Ma in attesa di chi? Lui, di vedermi? Io volevo essere solo, io molto affatto, il solito, nuovo, tutto per il contrario di quel che pensate voi, cioè senza me, e appunto con estraneo attorno. Mi sembra già questo un primo segno di pazzia. Forse perché non credete bene, poteva già essere in me la pazzia. Lo nego, ma vi prego di credere che è l'unico modo di essere soli, veramente. È questo che vi dico io, la solitudine non è mai con voi, è sempre senza di voi, è soltanto possibile con estraneo attorno, luogo o persona, che sia che del tutto vi ignorino e che del tutto voi ignoriate, così che la vostra volontà e il vostro sentimento restano sospesi e smarriti in un'incertezza angosciosa e cessando ogni affermazione di voi chiesti, intimità stessa della vostra coscienza.
Volevo venire a questo. Che non dovete dirlo più. Non lo dovete dire che avete la vostra coscienza e che vi basta. Quando avete agito così, ieri, oggi, un minuto fa, e ora? Ah, ora voi stesso siete disposti ad ammettere che forse avreste agito altrimenti. E perché? Oddio, voi impallidite. Riconoscete forse anche voi ora che un minuto fa voi eravate un altro? Ma sì, mio caro, pensateci bene. Un minuto fa, prima che vi capitasse questo caso, voi eravate un altro, non solo, ma voi eravate anche 100 altri, 100.000 altri. E non c'è da farne, credete a me, nessuna meraviglia. Vedete piuttosto, se vi sembra di poter essere così sicuro che di qui a domani sarete quel che assumete di essere oggi. Caro mio, la verità è questa, che sono tutte fissazioni. Oggi vi fissate in un modo e domani in un altro. Vi dirò poi come e perché. Soli essere soli per voi, Signore, essere soli, che cosa significa? Solitudine è in un luogo che vive per sé e che per voi non ha traccia né voce, e dove dunque l'estraneo siete voi. C'è una maschera per la famiglia, una per la società, per una per il lavoro, e quando stai solo resti nessuno. Thank you.
Una realtà non si fu data e non c'è, ma dobbiamo farcela noi se vogliamo essere, e non sarà mai una per tutti, una per sempre, ma di continuo e infinitamente mutabile. Thank you.
sperare per capire che si può stare meglio senza calpestare il cuore. Andrea,